Buongiorno ragazzi, mettimi a fuoco. Sono contento che vi stia piacendo il vlog, nel senso, così mi sembra, da quello che mi scrivono le persone, così mi sembra che vi stia piacendo, sono contento. Vi chiedo un favore prima di iniziare: se vi piace il vlog, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, perché da quel che ho capito, se vi iscrivete al canale, se mettete like al vlog, c'è caso che magari vada un po' più in giro, lo vedano più persone. Quindi, se avete voglia, vi iscrivete, mettete un like, a me fa più che piacere. Stamattina ci sono tre brutte notizie e una buona. La prima brutta è che ieri il clima era così, oggi invece è così. La seconda pessima è che adesso devo lavare tutti i piatti, che non ho lavato ieri. E poi non mi ricordo più, però abbiamo vinto, stiamo vincendo, siamo a 7 di fila fra campionato e coppa, quindi questa è sicuramente quella buona. Adesso faccio colazione. Il mio caffè americano, abbastanza leggero, ma tanto. E ora si ragiona. Colazione, visto come è stato chiesto, uno yogurt, adesso l'ho quasi finita, però albume d'uovo con marmellata e pane. Stamattina un po' meno del solito perché ieri sera con Bembe ci siamo spaccati da far paura di hamburger, patatine, polpette, tartufo, che poi facciamo schifo, non c'era il tartufo. Però sì, prima di offendermi perché mangio l'albume con la marmellata, provatelo, che è buono. Anna Chiara, ti piacerebbe creare un'associazione slam dunk come in Italia? Anna Chiara, ci stiamo lavorando. Vedrai che da gennaio ci saranno un sacco di novità in Italia, più precisamente a Milano. Se vuoi Scafati per andare in Serie A, mi piacerebbe, però non si può sapere. Come ti stai trovando a Scafati? Benissimo. Tommy, raccontacene qualcuna di te e di Iaio. Ce ne sarebbe una pazzesca. Iaio, se stai guardando il vlog, è quella del ritorno da Milano, in cui hai detto salve a gente, ma non si può raccontare. Non si può raccontare che Iaio avrà infranto almeno, quante? Una cinquantina di leggi? Cazzo. Perché non provare l'ultimo salto in 1-1? Pietro, se decidessi io, l'NBA. Vado a lavorare i miei denti, ragazzi, che c'ho allenamento. Sto pensando di comprare l'iPhone 12 Pro Max. E scrivetemi nei commenti, Tommaso, che cazzo fai, sei un cretino? Così, scrivetemi cose del genere nei commenti, così non lo compro. Il Pro Max, ovviamente, che pesa 16 kg e c'è dentro il chip della NASA con lo scappellamento a destra, credo. Comunque oggi Instagram mi ricorda che 2 anni fa, oggi, ero con Bruno a Parigi e Bruno aveva prenotato l'albergo sulle Champs-Élysées. Durante le proteste ci spaccarono le vetrine dell'albergo. Mi cagai addosso. Alberto mi ha fatto la domanda su Instagram, quella che tutti mi vorrebbero fare, ovvero come monetizzi i vlog? Ragazzi, devo dirvi la verità, non pensavo, ma sto diventando ricco col vlog. Ho monetizzato circa 4-5 episodi del vlog e ho guadagnato meno di 15 euro. Allora reinvestiti già. Back. Portion di qualità. Allora, dicevo, stiamo andando bene, stiamo vincendo 7 di fila tra Coppa e Campionato. Intanto state vedendo qualche clip, però adesso abbiamo un periodo abbastanza complicato, nel senso che abbiamo 2 trasferte di fila. Non è facile, bisogna stare sul pezzo. Forza, ci vediamo al palazzetto, così vi faccio salutare Angelino. Una cosa che non mi è piaciuta per niente di questo cerchino delle domande è il fatto che un sacco di persone mi hanno chiesto dei soldi. Ovviamente non risponderò perché è una cosa privata, ma se dovete iniziare a giocare a basket per i soldi, siete fuori strada. Ma qualunque cosa vogliate fare e la fate per i soldi, siete fuori strada. Passione, che tu faccia il dottore, l'arbitro, l'imbianchino o il prete, cazzo ne fregherà dei soldi, raga. Lo dice la persona meno legata ai soldi di sto mondo. Io non ho mai avuto l'interesse di sapere quanto guadagna la gente. Fate una roba che vi piace, siete a posto. Signor Carmando? Buongiorno. Signor Carmando, Giulio Pizzi chiede: chi è il giocatore più difficile che hai mai marcato? Ovviamente Marino. È chiaro. Ci mancherebbe. Mandellino chiede: la città, a parte Siena, alla quale mi sento più legato, ti dico Milano, perché mi gasa, per una questione di stimoli, cose. Milano mi gasa perché succedono un sacco di cose, ci sono un sacco di opportunità, quindi ti dico Milano. Anche se ovviamente ci sarebbe Treviglio, Ravenna, un sacco di città a cui sono stato legato. Senti Angelino, andiamo a fare un caffè, dai, andiamo a fare un caffè. Si va a fare il caffè, eh? Mi ha raccontato, guardi, lo stile, l'eleganza e la tecnica, la base. Coffee. Per gli amici, Cangelo Armando. Nel frattempo è arrivato anche Luigi Sergio. Attenzione. Vai! Wow! Luigi ha fatto il sacro gesto. Il taglio testa a ginocchio. Incredibile. C'è un po' di pacchi da scartare. Ogni tanto gli arriva qualcosa, 2 volte al giorno. Grazie dell'aiuto, Angelino. Madonna. Chiusa. Ora io vado a fare i pesi. Calmati. Eccoci al classico momento dove prendo possesso del blog di Tommy. Uno dei follower
chiede a Tommy dei consigli per diventare un professionista. Il primo consiglio: comprare tante scarpe. Poi sarebbe importante riuscire a buttare la palla nel cesto, cosa che io non faccio, quando me la faccio Tommy. Poi dai, diciamo che può essere utile anche condurre uno stile di vita equilibrato, mangiare sano, allenarsi sempre forte e darsi da fare. Allora, un po' di proteine dopo i pesi. Adesso vado a casa e spacchetto. Sono arrivati due pacchi giganti da Adidas. Non so cosa pensano le persone di questa cosa, ma io ad esempio ho una collaborazione con Adidas. Metto sempre scarpe Adidas e cose Adidas, ma quando arrivano è come se fosse il giorno di Natale. Adesso vado a casa, spacchetterò come una bestia. Sono molto contento. Non è che a 34 anni dopo non ti gasi più. È come a 14. Riesco a portare pacchi in casa e spacchetto. Allora, è arrivata un po' di roba. Questo cappellino, che ora tengo su. Avevo chiesto sta valigia gigante, che è per viaggiare, è spaziale. Questo è un giubbino favoloso. Questo è un pantalone. Mascherine, mettetevi la mascherina. Fate girare i coglioni, mettetevi sta cazzo di mascherina. Mi sono rotto le palle, sta in casa. Un altro pantalone, giubbotto smanicato che dopo mi metto perché è spaziale. Felpa. E poi What's up? Ale. Ragazzi, cagate a parte, sta scarpina è una bomba. E ora mangio. A dopo. Allora, mentre bolle l'acqua per cucinare il mix di quinoa, vi faccio vedere una roba, perché voi quando vedete queste robe qui iniziate a pensare tipo, ecco, eroina, cocaina, crack. Invece ragazzi, quando sentite questo rumorino di pilloline che noi prendiamo, questa è multivitaminico, sali minerali, 13 vitamine. Questo è vitamina C e questo è magnesio. Perché anche la gente che nelle storie di Instagram vede la roba sul tavolo così e dice, ah ecco, vedi, quello lì prende sicuramente il doping. Quindi questi sono i miei doping. Prende il doping. Drogato. Non c'è una gran faccia, però buon appetito ragazzi. In realtà oggi il momento business con Massi Fella non è molto impegnativo, perché ci abbiamo tutta roba che sta uscendo, roba super figa, tra l'altro con Zero. Questo è il pantalone che uscirà giovedì a mezzogiorno. E quindi niente, dobbiamo solo dargli il nome in realtà. Ci siamo. Quindi oggi non c'è tanto da fare, post pranzo in realtà. Posso farmi riposino. Oggi l'allenamento è un'ora prima. Tempo di fare riposino volante, a cacca e bisogna già andare all'allenamento. Mentre vado alla macchina, un'altra cosa che nelle domande su Instagram c'era riguardava la musica. Quale musica ascolto prima delle partite? In questo periodo sto ascoltando alla morte l'ultimo di Jamie Tides. Anche se lui mi sta particolarmente sulle palle, l'album è una bomba. Oggi martedì l'allenamento sarà più individuale che di squadra. Dobbiamo recuperare bene perché la settimana prossima, come ho detto prima, ci abbiamo 3 partite in una settimana. Panni da lavare. Prego, panni da lavare. Attenzione, perché notizie che sono arrivati altri pacchi. Potrebbe essere arrivata l'altra metà dei pacchi di Adidas. Eccoli qua. Grazie, grazie. Ci volete nuove? Ti faccio impazzire. Ti faccio impazzire, voglio. Che bella scarpa, vuole su. No, vabbè. No, vabbè, uno scherzo sta scarpetta. Grazie mica acqua. Questa scarpetta qua è uno scherzo, ragazzi. Allenamento finito, Gaetano, che ha esordito domenica, ha portato i dolcetti. Bravo Gaetano. Avion! E tutto il pueblo cantò? Maradona. Nació la mano di Dios? Maradona. Cazzo, te la sai, io! Oh. Racconta roba. Questa cosa al vlog. E tanta roba. Riguarda Maradona. Sì. È stato mio zio terapista personale in Messico, 86, quando l'Argentina vinse la Coppa del Mondo. E... Cazzarola. Questa è grande storia, la gente questa non la sapeva. Ragazzi, e da qui in poi è tutto uguale sempre. Ghiaccio. Angelo prepara la bacinella, vi faccio trattare un po' la schiena perché è martedì. E poi andiamo a casa. Ceniamo. E domani un altro giorno. Charlie! Yo! Wandela! Bella. Attenzione, diluvio. Ragazzi, anche il vlog di oggi è finito. C'è una pioggia allucinante. Resto come al solito, casa, cena e letto. Grazie per aver guardato, spero che l'episodio di oggi vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Come dico sempre, questa mano che va su e giù. La morale del vlog di oggi non c'è. Non è che ci può essere sempre una morale. Ci vediamo al prossimo episodio, ciao ragazzi, buona serata a tutti.